quello spirito lì non ha niente. Vieni, prendi una noce spagnoletta e daglielo. C'è un altro. Scoiattolina. Piccolo. Amore. Vieni. Hai visto? Hai visto? Ok, per provare questa nuova lente siamo venuti fino al parco di Legnano, perché così possiamo fare un po' di sia foto che video direttamente alla natura, al parco, al verde, ma soprattutto anche agli scoiattoli, a cui la nostra Matilda darà praticamente un po' di noccioline. Come... Beh, abbiamo visto uno, fantastico. Adesso facciamo un po' di riprese e poi ci troviamo in un angolino a parlare un attimino di questa lente, che non è niente male. Vuoi anche tu? Vuoi una? Ehi, sono? Aggià! Mi sa che è lo stesso. Non lo so ancora il dito. Guarda che c'è dietro, guarda che c'è dietro. Stai ferma. Ok, questo è un po' paura, probabilmente qualcuno gli ha fatto qualche piccolo dispetto, però vedi che adesso se la prende, se la lecca e la porta via. Guarda com'è bravo. Ok, allora parliamo di questa nuova lente per Sony APS-C con attacco e mount. È una lente della Samyang, una marca giapponese produttore di lenti da oltre 40 anni, dove dal 2015 ad oggi hanno vinto tantissimi premi. Sono delle ottiche molto particolari in quanto sono molto luminose, hanno un'apertura di diaframma in autofocus, quindi compatibile con le macchine autofocus della Sony, che vanno dalla 12 come apertura fino addirittura alla 65-50, quindi copre davvero ogni tipo di range e di spettro per queste lenti. La lente non è ovviamente stabilizzata, non è un OSS classico di Sony, in quanto è ovviamente un brevetto di Sony, e quindi ci si affida a quello che è la post-produzione, sia video che in foto, per stabilizzare quella che può essere l'immagine. L'apertura focale fa sì che si possa utilizzare, come la sto utilizzando in questo momento, per vloggare senza nessun problema. La particolarità di questa lente è il suo prezzo. E la possiamo paragonare tranquillamente ad altre lenti di fascia di prezzo molto più elevata, sempre sia di Sony che di comunque anche altre marche compatibili con APS-C e The Mount. Ma la sua forza è proprio questa sua caratteristica di essere una lente premium con un prezzo prime, se vogliamo proprio usare i termini ormai ultimi inglesi che vengono utilizzati per questi tipi di cose. Vedete infatti come riprende attorno a me, con l'effetto comunque bokeh un po' sfocato, che posso anche accentuare attivando in questo momento il bokeh forzato. E la particolarità della catturare tanta luce fa sì che l'impostazione che avevo precedentemente con il suo standard 16-50 mi sta creando un po' di problemi, nel senso che vedo dietro di me molta luce, dovrei essere un po' più al buio, ma sicuramente poi in post produzione questa cosa si può sicuramente correggere. Vedete anche questo effetto che si ha sul posteriore, ma l'immagine è sicuramente un'immagine fantastica. È una lente perfetta per fare street photo, perché è molto ampia, è molto wide angle, quindi davvero ci permette di catturare molto di quello che abbiamo attorno, ma anche il suo uso in uno studio può essere perfetto, perché dà quell'impressione di riprenderci, anche se siamo alla scrivania, con un'apertura focale molto ampia e molto luminosa, quindi direi davvero azzeccata.
Ok, abbiamo ritoccato un attimino quella che è l'esposizione, quella che vi dicevo prima, e mi sembra che in questo momento va molto meglio. Anche davanti un albero che quindi mi sta anche frenando quella che è la luminosità, ma questa lente devo dire che mi sta sorprendendo e mi piace davvero tantissimo. Il prezzo ve lo dico però alla fine perché è quasi da non credersi. Ok, volevo soltanto farvi un attimino il paragone tra le riprese che in questo momento sta facendo la Sony ZV-10 con l'obiettivo della Samyang e la mia carissima Insta360 Go 2 che mi accompagna ovviamente sempre in questi giri, in queste avventure. Sono due ottiche ovviamente completamente diverse. Quella della Insta360 Go 2 è un'ottica molto piccolina, molto compatta, mentre questa è un'ottica importante, una PSC con un'apertura di autofocus 12 mm con un'apertura di 2, con un focus di 2, quindi è comunque completamente diversa. Adesso ci sediamo un attimino e parliamo velocemente di questa ottica perché vi voglio raccontare un paio di cose di questa azienda. Ok, peccato, volevo sedermi su questa panchina, ma purtroppo, visto un attimino anche il clima di oggi, con la temperatura che si è alzata e abbassata in modo incredibile dalla notte al giorno, è tutta bagnata per l'umidità, per la condensa, quindi non si può fare nulla di seduto. Allora, in questo momento abbiamo abbassato, sto guardando il display, e quello che è la luminosità di contrasto della lente. Sono sotto una pianta, quindi relativamente al buio, ma non mi sembra che sia proprio malissimo quanto questa telecamera riprende. Ecco l'autofocus, dovete tenere presente che comunque è molto molto veloce, cioè infatti se io faccio questa cosa dovrebbe in modo automatico cambiare il fuoco. Classico problema che si può avere con questo tipo di lenti è il crop che la PSC purtroppo ci dà su questo tipo di lenti. Anche se è una lente nata e studiata per fare questo tipo di lavoro, avendo attivato la stabilizzazione del sensore mi dà purtroppo il crop notevole. Adesso proverò a disattivare quella che è la stabilizzazione e vedere se aumenta innanzitutto il range del grandangolo, ma soprattutto se aumenta anche la luminosità. Ok, abbiamo cambiato quello che è il crop della stabilizzazione, quindi abbiamo tolto la stabilizzazione, ma ho visto che praticamente l'immagine è questa. Questo è un bene, perché vuol dire che non cambia molto da quello che possiamo fare con la stabilizzazione di questa lente e la non stabilizzazione, quindi conviene lasciare attiva la stabilizzazione, che non è non esiste la modalità standard su questa lente, ma si può fare solo o disattivata o attivata. Vi dicevo prima che questa lente premium è la prima lente che provo, è la prima lente che acquisto, in quanto mi sono sempre fidato solo ed esclusivamente su quello che erano le ottiche della Sony. Ma perché? Perché mi davano la garanzia comunque dell'avere l'OSOS, quindi lo steady shot anche sulla lente, quindi in pratica la stabilizzazione dell'ottica, ma soprattutto per la qualità di costruzione. La casa produttrice di questa lente, che è la Samyang, come vi ho detto prima, è una casa produttrice giapponese che in realtà opera da più di 40 anni sul mercato con la produzione di ottiche di questo tipo, ma soprattutto anche con la certificazione delle sue ottiche e un livello produttivo agli standard ISO più elevati che ci sono praticamente in commercio. Quindi è una lente premium, sì, perché ha dei prezzi molto bassi, non ha la stabilizzazione, non è dotata, appunto, come ho detto precedentemente, di OSOS, ma è un autofocus molto molto ottimo e lo potete vedere in questo momento che mi sto muovendo, ma soprattutto dà la possibilità di avere una lente che ci può dare delle eccezionali caratteristiche di ripresa a un prezzo molto contenuto. Adesso io sto guardando Matilda che è là in fondo che mi saluta e vi faccio vedere, per esempio, se mi avvicino in questo momento mentre lei è su una pianta. Allora, innanzitutto la stabilizzazione, vi prometto che non toccherò la stabilizzazione di questa lente in post produzione in studio, quindi quello che vedete è la mia ripresa che sto in pratica facendo camminando in mezzo al prato. Ciao Matilda! Ciao! Stavamo facendo vedere come riprendeva questa macchina, okay, e soprattutto la stabilizzazione. Tu ti stai divertendo? Sì, ma non riesco più a scendere. Ma come non riesci a scendere? Dai che ti do una mano, aspetta. Ok, abbiamo aiutato Matilda a scendere dal suo albero. Poi ti dicono che sei una scimmietta, ci hanno ragione però. Cos'hai visto? Ha visto un altro albero. Qui ci sono scoiattoli. Ammazza, questo è grossissimo. È un parco pieno di scoiattoli, questo è meraviglioso anche perché se siamo anche solo al mese di dicembre è incredibile quanto praticamente si riesce
a vedere in questo parco. E beh, questo è alto, Matilda. Ora stiamo facendo un po' di vlogging, quindi camminando proprio in mezzo al bosco, in mezzo alle foglie, con le variazioni di luminosità, che quindi dovranno anche far capire come si adatta questa lente in autofocus, avendo questi cambi continui anche di luce. Adesso la cosa che voglio fare è uno spostamento del mio viso con un focus fisso, per vedere quanto tempo ci mette a mettere a fuoco la mia immagine. Questa era come reagisce l'autofocus la nostra macchina fotografica. Attenzione, è molto importante quale macchina fotografica viene ovviamente abbinata a questa lente. Io in questo momento sto usando la mia Sony ZV-E10, quindi una APS-C di ultima generazione con una ripresa in 4K, e quindi in questo caso ovviamente anche questa lente risponde in un certo modo. Ho visto anche video di chi l'ha testata su una 6000, su una 6004 e su una 6006, e sono comunque ottime come risultato. Hanno questa particolarità di adattarsi davvero bene al corpo macchina della Sony. Ok, abbiamo rimontato la sua ottica kit, quindi il 16-50, che cambia anche l'apertura focale, perché è un 3.5 a un 5.6, quindi cambia davvero tanto. Intanto ho il braccio praticamente completamente disteso per cercare di riprendere il viso e quello che ho attorno, quindi praticamente si capisce già che la sua differenza in quanto wide angle è davvero davvero notevole. Era per farvi vedere anche la differenza di quello che sono come cattura i colori e la luce, senza cambiare nulla di quello che sono le impostazioni standard della macchina fotografica. Quindi la lente fa davvero tanto. Ora ritorniamo velocemente in studio, che tiriamo le conclusioni sulla lente della Samyang. Ed eccoci rientrati dalla nostra fantastica mattinata al parco. Mi è piaciuta davvero davvero tanto, mi ha sorpreso in ogni scatto e in ogni video. Leggera, senza alcun tipo di sbilanciamento, molto morbida nell'autofocus, avete visto anche nei vari pezzettini di video. Anche la fotografia mi ha colpito davvero, soprattutto per quanto era chiara, nitida, limpida. Vi lascio anche delle altre foto subito qua dietro che ho fatto qualche giorno fa, e le ho viste soltanto adesso, in una città al mattino parlo di all'incirca le 7 del mattino, quindi comunque non con la luce, ma molto buio, molto scuro, nonostante fosse una zona del centro non era eccessivamente illuminata, e quindi avevo il dubbio che queste foto non venissero molto bene. Invece in realtà mi hanno sorpreso, perché sono venute davvero davvero bene. È una lente poco costosa, perché vi ho detto costa poco più di 340 euro, molto luminosa, molto reattivo l'autofocus, non si sente assolutamente il passaggio da un'inquadratura all'altra, il fuoco manuale è perfetto. Non so cosa dirvi davvero, io è stata una sorpresa, un autofocus 12 mm, 2 di apertura, a questo prezzo, tra l'altro con l'autofocus, un'azienda tra l'altro che ho scoperto essere da 40 anni sul mercato a produrre obiettivi, e da più o meno 7-8 anni vince ogni anno un premio diverso per una tipologia di lente. Beh, ragazzi, è stata una sorpresa davvero davvero positiva, e non posso fare nient'altro che consigliarvi, se avete la necessità di una lente di questo tipo, una lente, vi ripeto,
premium, ha un prezzo prime, merita davvero. E tenete sott'occhio questa marca, questa Samyang, perché credo che a breve uscirà con altri prodotti che secondo me invaderanno in maniera positiva il mercato per molte marche, perché non producono solo ed esclusivamente obiettivi per le nostre Sony, ma anche per Canon e Fuji, ho visto, e qualcosa anche per Nikon, quindi producono davvero davvero per tutte. La lente è molto chiara, molto luminosa, quindi ragazzi, che dire di più? Davvero top, top, top. Detto questo, vi ringrazio per avermi seguito fino a questo momento. Vi ricordo, come sempre, se non l'avete fatto, di mettere qui sotto un bel mi piace, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella, così da non perdere d'ora in poi tutti i video che arriveranno sul canale. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.